Sono le 15 del pomeriggio quando il parco del Pionta ad Arezzo viene chiuso dai poliziotti e inizia un secondo blitz 24 ore dopo la maxi retata che ha portato in carcere 42 spacciatori. In azione gli uomini della squadra mobile di Arezzo diretti da Francesco Morselli, il reparto prevenzione anticrimine e le unità cinofile di Firenze e Bologna. Oh, bravo! Hai visto che alla fine? Dai, dove? Qua, su! La droga, principalmente hashish e marijuana, viene ritrovata interrata tra gli alberi del parco. Ogni tocchetto che vedete era sepolto, quindi qui si parla di una decina di imboschi, noi li chiamiamo imboschi. È Mia, il pastore tedesco già famoso per aver effettuato il blitz alle cascine a Firenze, a ritrovare non solo la droga ma anche una pistola scacciacani. Ecco, ma era insieme alla droga? Era insieme alla droga, sì. Non riusciva ad arrivare dalla parte opposta. L'ho portata, ho fatto il giro, l'ho portata di sotto, l'ho riportata, cioè l'ho messa sopra vicino alla rete da dove aveva agganciato l'odore, è scesa, l'ha riagganciato e mi ha scavato là e mi ha tirato fuori. Ha tirato fuori sia la sostanza che l'arma che era insieme. I dettagli dell'operazione verranno resi noti nelle prossime ore in una conferenza stampa che vedrà la presenza anche del procuratore capo Roberto Rossi. Intanto però un parco torna ad essere tale per tutti i cittadini. Questo non mi pare il vero. C'era allora perché è una cosa invivibile.